Ci troviamo nella Villa Liberty dell'Associazione Mineraria Sarda, che è un'associazione fondata nel 1896 da tutti i direttori delle miniere e presidenti delle società minerarie della fine dell'Ottocento. Tra il 1904 e il 1905 si fa largo l'idea di costruire una sede di rappresentanza. Per la scelta del progettista, l'Associazione Mineraria Sarda bandisce un concorso internazionale. Vinse un architetto ligure che si chiamava Francesco Sappia, veniva da Sanremo, e propose una villa in stile Liberty che ha alcune particolarità. Innanzitutto il Liberty, essendo quello stile architettonico che vuole ricondurre e ricongiungere l'uomo alla natura, ha in sé alcuni elementi distintivi. Alcuni di questi, o meglio tutti, sono presenti in questa villa. Ne cito solamente alcuni a titolo di esempio: le decorazioni floreali sulla facciata, l'utilizzo del ferro battuto con decorazioni floreali e gli inserti di vetro per la pensilina, che è molto bella ed è originale. I motivi floreali che decoravano la parte della mantovana, quindi una striscia unica che gira su tutta la villa, su tutti e quattro i prospetti, con dei disegni floreali su sfondo rosso. La villa è costituita da due piani, cioè un piano terra leggermente rialzato e un primo piano. Il piano terra ha tre locali nell'ala destra e tre locali nell'ala sinistra, più un ingresso, che è un ingresso scenografico con delle colonne, con due colonne che conducono il visitatore e l'ospite verso la scala. Il primo piano era il luogo di rappresentanza, effettivamente, e che vedeva svolgersi le attività dell'associazione, con un ingresso alla fine della scala, un ingresso verso la sala delle adunanze, una sala molto ampia posta al centro, con le cinque finestre che danno sul parco di cui parlavamo, e due stanze sull'ala sinistra, due stanze sull'ala destra, nelle quali trovavano posto la presidenza e gli uffici per la segreteria e per la gestione, poi le riunioni e gli incontri del consiglio di presidenza. Un altro elemento molto interessante è nella parte posteriore, lungo la scala, in marmo, con tutto il parapetto in ghisa e legno, originale anche quello dei primi anni del 1900, con inserti floreali, quindi in ghisa, e la particolarità che l'architetto Sappia disegnò una triplice finestra che, vista dall'esterno, si inquadra come un unico elemento, che però sono tre finestre che partono dallo stesso livello, quindi subito sotto il tetto, e vanno a terminare in maniera sfalsata seguendo le diverse quote della scala. Un altro degli elementi importanti è quella connessione tra il parco, che è antistante alla villa, che è posta su una parte alta di una collina, e l'interno, quindi, della villa, in un regime, in un rapporto di connessione tra aria, luce, natura e verde, tra interno ed esterno. Anche negli anni 2020 la Villa Liberty dell'Associazione Mineraria Sarda comunque continua ad essere una villa di rappresentanza, continua ad essere una villa nella quale promuovere dei luoghi di incontro, promuovere delle attività scientifiche, e ancora oggi possiamo dire che è una villa viva.